Bonjour mia family e benvenuti ad una nuova morning routine. Questa sono io che non voglio alzarmi dal letto e quindi continuo a rigirarmi fino a quando mi alzo davvero. E questa è una vera morning routine, quindi insomma la mattina siamo tutti un po' imbronciati. Poi vedo che fuori c'è il sole, quindi insomma almeno un po' il sorriso viene. Piano mi alzo, molto pigramente, e notare la mia maglietta con i mini pony, sì! Poi praticamente faccio arieggiare il letto la mattina, quindi lo lascio sfatto. Mi metto subito la vestaglia calda perché ho freddo, fa freddo ragazzi, lo sapete, sono freddolosa. E poi vado verso la cucina, ovviamente mi fermo per dare le coccole a Gato Denver, che di solito mi aspetta sempre davanti la porta della camera, immancabilmente. Lui ogni mattina è là, non so come faccia, il minimo rumore si precipita e mi aspetta. E come al solito vuole sempre tanti tanti baci, tante coccole, anche se gli manca un dentino, come ben sapete. E quindi... oh. Tanti baci, tanti baci, tanti baci, Gato Denver, tanti baci. Poi, ovviamente, vado a salutare anche Gata Stellina, perché lei non viene a salutarmi, dovete sapere. Però vado io da lei e la coccolo un po', a lei piacciono molto i grattini e poi... viene in braccio da me e quindi l'inquadratura è quel che è, perché non potevo assolutamente spostare la videocamera e rovinarle questo momento. Poi tè caldo, come sapete quando fuori inizia a fare freddo la mattina immancabilmente un tè caldo. Questa in realtà è una tisana detox e preparo qualche biscottino, un po' di marmellata accanto. Notare la mia tazza fichissima, tutta glitterata, dorata e rosa con questo unicorno, sì! E poi mi metto, vabbè, niente di speciale, faccio colazione con questa pettinatura tremenda. Notare il ciuffo che va verso l'alto, tipo un'antenna, oggi è un'antenna praticamente. E sorseggio il mio tè caldo, nel frattempo controllo la mail, lavoro un po' al computer e mi porto avanti con il lavoro. Stessa cosa faccio anche sul cellulare, vado a controllare tutti i social, Instagram, Facebook, vado a controllare YouTube e a vedere i commenti che mi avete lasciato. Poi passo all'igiene orale, insomma, vado a lavare i denti che spesso tralascio, trascuro questa parte nelle mie routine. E oggi, come ben potete vedere, uso l'Oral-B Genius 8000 e vado a rilevare la posizione. Ok, è una figata perché con l'app di Oral-B inizia il timer e ti cronometra in modo che appunto, perché mi è molto utile, altrimenti spazzo i denti troppo velocemente e non sto lì il tempo necessario. Ci sono anche diverse funzioni, c'è anche la tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento, che è quello che mi piace di più, così non rischio di rovinare lo smalto dentale andando a premere troppo sui denti. Dopodiché vado a passare il filo interdentale, molto molto importante, non tralasciamolo mai. Ragazzi, molti mi chiedete qual è il segreto dei miei denti così bianchi ed è una sempre corretta igiene, nel senso che passo sempre il filo e uso uno spazzolino appunto sempre elettrico. Tra l'altro io uso Oral-B e gli spazzolini elettrici Oral-B da sempre, ragazzi, e questo però è il migliore, il Genius 8000 è la migliore tecnologia di tutti gli spazzolini elettrici Oral-B, quindi sono molto contenta. Poi vado a fare il letto finalmente quando si è arieggiata la stanza e metto tutti i miei cuscini. Poi doccia time, ma questa non la filmo. E poi skin care, vado a stendere la crema occhi e poi la crema viso. Quella che vado ad usare è di Olatz, è la 7-in-1. La stendo su tutto il viso e mi raccomando, molto importante, anche su collo e décolleté, perché è molto importante idratare bene anche il collo. Poi cabina armadio. La conoscete molto bene la mia cabina armadio, che è sempre più strapiena di roba, ragazzi, tra l'altro. Vado a scegliere i vestiti di oggi, in realtà poi ho cambiato maglione, quindi questo sarà l'outfit of the day. E adesso non mi resta che passare al trucco. Sto amando questo fondotinta Max Factor nell'ultimo periodo, ma prima vado a legare i capelli perché li ho appena lavati e non voglio macchiarli con il trucco. Ok.
pronta. Nel frattempo guardo un mukbang di Trisha Paytas. Quando mi trucco guardo praticamente sempre i suoi mukbang, ormai è una tappa fissa, e vado appunto con spugnetta, vado a prima schiarisco le labbra, poi vado a stendere il fondotinta su tutto il viso, sfumandolo per bene verso il collo e verso le orecchie. Anche se devo dire che questo in realtà è perfetto per me come colore. Poi vado a fare un po' di contouring con la terra sia ai lati della fronte che sotto gli zigomi. E poi sfumo un pochino con la spugnetta in modo che non si veda troppo la terra. Poi blush. Ne uso uno color rosa corallo, molto naturale. Poi base occhi, questo color carne, in modo che non vada a cambiarmi il colore degli ombretti, e poi un trucco marroncino, non troppo caldo ma nemmeno troppo freddo per oggi, una cosa molto naturale. Dopodiché vado a sfumare il tutto quando ho applicato tutti gli ombretti. E poi vado con il mascara, ho già applicato la matita nera nel frattempo, come al solito con il mascara abbondo tanto, tanto, tanto. E lo applico sia sopra che sotto. E poi matita per sopracciglia, vado a riempire gli spazi delle mie sopracciglia e vado a renderle un pochino più definite. E poi un rossetto nude opaco sulle labbra, questo è liquido. Fissiamo il tutto con lo spray fissante, naturalmente prima spruzzo e poi asciugo, cioè arieggio così si asciuga. E questo è tutto mia family, vi mando un bacio grandissimo e a presto!